parliamo di terapia, quali sono i benefici ma anche gli effetti collaterali delle terapie che utilizzate? Allora, le terapie che utilizziamo, ovviamente se ci soffermiamo a parlare di quelli che sono gli psicostimolanti, che in questa sessione è quello di cui si è discusso, ovviamente danno una serie di benefici. Va sottolineato che sono comunque terapie che vanno fatte ovviamente in un intervento multimodale, quindi non va sottovalutata la presa in carico, vuoi che sia psicologica, vuoi che sia di sostegno alla famiglia, vuoi che sia anche a scuola. Ovvio che in questo caso gli psicostimolanti possono migliorare sia quelle che sono le capacità attentive, sia ridurre quei sintomi quali iperattività, impulsività, che possono a questo punto inficiare la qualità della vita del ragazzino. Effetti collaterali: queste molecole di cui abbiamo parlato stamattina sono molecole ampiamente studiate su grandi popolazioni e hanno gli effetti collaterali che sono degli effetti collaterali comuni, nel senso che potrebbero esserci appunto dalla eccessiva sedazione all'inappetenza, ma sono soprattutto per il metilfenidato effetti collaterali che nel momento in cui si sospende la molecola tendono poi ovviamente a scomparire. Quindi da questo punto di vista c'è comunque una grandissima sicurezza di queste molecole di cui abbiamo parlato stamattina. Uno degli effetti collaterali è il sonno. Come intervenite per ridurre questo effetto collaterale? Allora, soprattutto ovviamente se parliamo ad esempio del metilfenidato, abbiamo detto che c'è sia quello a rilascio immediato sia quello a rilascio prolungato. Spesso a volte anche aggiusti di orari, quindi cerchiamo di modificare, o eventualmente la sera associare, quando c'è necessità, molecole quali, come ho detto anche nel mio intervento, anche la melatonina, ci siamo resi conto che ha dei buoni risultati. Altrimenti, se ci rendiamo conto che effettivamente il disturbo del sonno è invalidante, a quel punto si fa un periodo di sospensione, proprio perché sono molecole, ripeto, che hanno una vita abbastanza breve, quindi nel momento in cui sospendiamo il farmaco poi ovviamente non c'è più la presenza del disturbo.